Alberto Biasella, portiere del Macchia di Isernia, un'annata sicuramente da ricordare. Adesso però il 2017, nel 2017 vi aspettano degli impegni molto importanti. Sì, guarda, fino adesso abbiamo fatto molto bene, abbiamo fatto un giro di andata alla grande. Adesso inizia un altro, diciamo, pezzo di campionato molto importante. Noi speriamo di fare il meglio perché vogliamo vincere sia il campionato che la Coppa, che sarà il 5 febbraio, e vedremo di dare il meglio. Finora avete dato grande soddisfazione alla società che vi ha onorati, vi siete rispettati, però adesso a Macchia vogliono la coppa per scrivere un pezzo di storia. Sì, questo è vero, la società ci ha aiutato molto costruendo questa rosa così, diciamo, anche importante, guardando, diciamo, i giocatori che la compongono. Sì, sarebbe una pagina molto importante anche per me, non solo per la società e per la città, diciamo, perché anche per me sarebbe la prima volta a giocare una finale e se tutto va bene ci auguriamo di vincerla, quindi speriamo. Sarà anche un avversario particolare, un piccolo derby, e quindi sicuramente cosa si prova ad essere un giocatore, che gioca un derby contro una squadra della provincia di Isernia e chissà, forse a giocarsi anche, alzare questa coppa. Guarda, già arrivare in finale è una grandissima emozione, poi giocare con una squadra comunque che è stata costruita per vincere, o meglio per competere per il campionato, dobbiamo solo giocarla e vedere come va a finire. Sei un ragazzo di Isernia, come si sta a Macchia? Come si fa calcio a Macchia? La Macchia si sta benissimo, è una società serissima, ma al contempo anche la città, diciamo il paese è molto tranquillo e ci mette nelle condizioni di giocare al meglio. Allora, in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo. Ciao a tutti.